Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetest e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures! Come potete vedere, dalla data che c'è qui dell'ultimo salvataggio di Tarantella, 1 febbraio 2015, vuol dire che non lo apro da, beh, esattamente un mese e mezzo, quindi vediamo che fine ha fatto il nostro carissimo Mozzo. E diamo un'occhiata a che cosa dobbiamo combinare quest'oggi. Dobbiamo conquistare il mondo sarà presto nostro. Tuk-tuk-tuk. Ok. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Da Kertor. Pavlag, che brutto Pavlag. Questo qua sembra un Pokémon. Non mi ricordo più che nome, però Pokémon. Tipo Pokémon. Oh, c'è un uovo che corre! L'uovo che corre! Tutti che corrono! Ah, ma perché sono con me questi? LOL, dove dovevamo andare per trovare qualcheduno di amichevole, tipo da sedurre per portarlo con noi al nostro nido? No, questi sono già nostri amici. Vabbè, tanti auguri. A chi tanti amanti ha? Qua c'è un cane! No, ci sono dei nostri amici, sì, però sono tipo dei menomati mentali rispetto agli altri che abbiamo. Ah, là c'è un. Questo è un nid. Cos'è questo? Qua davanti c'è qualcosa, vedete sulla mappa? Che cos'è? Ah, sono dei tizi cattivi. Via, 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 sgommare. Buonanotte al secchio. Ci seccano, via, via, corri, corri. Questi sono buoni o sono cattivi? Sono neutri, magari ci difendono. Cosa abbiamo trovato? Tagliaccio, manipolatori. Sì, ma qua ci stanno seccando lo stesso. Ce l'hanno solo con noi, ma non è possibile. Qua ci muoio, ci muoio. Vaffan, brodos. Ma guarda, di stupidi affari con le ali. Che sembrano uno scorpione gay. Un po' gay. Gay come i tuoi occhi. Sì, Yamme. Abbiamo dei punti. Magari mi metto qualcosa per farci difendere. Non lo so io. Dai, 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 dai. Ok. Ma quello è un boccia, scusa. Ah, ecco. Ecco qua, vai, 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 vai. Voglio vedere se posso potenziare qualcosa. Zump zumpa zumpa pa zumpa pero pero pa 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 e andiamo a deporre un uovo. È sempre una donna. Cos'è, l'ha fatto al volo? Che cribbio! Ma che case... Dai, vedi, c'è un punto interrogativo, nel senso che... ma quest'ombra inquietante che sta passando sopra... Ma... lancia delle uova per aria! Ma che case... Boh, i Mozzo hanno delle abitudini molto strane, c'è da dire. Lanciano delle uova per strada, boh. A caso, proprio così. Proprio GG. Cos'è questo? Creature buffe. Ma io voglio qualcosa di cattivo a bestia. Ma questo è Morso 2. Non c'è un qualcosa di cattivo, tipo... manipolatori, manipolatori. No, ma ho bisogno più che altro delle mani, magari delle mani... posa, ma questo è... Poi non abbiamo punti. Questo è un poso più basso, però è un colpo livello 2. Posso mettere de delle mani a caso? Ma 25 pu per un punto, ma è possibile? Carica, livello 2. Clippete. Posso vendere tipo le zampe di dietro e mettere un carica 2? Sì, forse conviene. Così almeno abbiamo qualche cosa di aggressivo che ci può difendere un poco. Perché qua siamo praticamente tutto al massimo. Però ci manca un modo per poterci difendere. Se ci sono quei Kaiser di aggressivi, di stupidi, di porca miseria che dobbiamo devastare come se non esistesse altro. Se
Sì, adesso ci fa tutto lo spiegone. Ehi, guarda che hai degli zoccoli, puoi caricare, tipo caricando. Faremo un danno bestia proprio. Grazie, mamma. Grazie. Dai, mozzo, andiamocene, va. Che qui non c'è trippa per gatti. E neanche per mozzi. Allora, yam e bel. Là, avevano trovato anche dei tizi molto carini e simpatici e coccolosi. Ma questi sono nostri amici, sì. Ma siamo pieni di alleati, porca miseria, ma sono tutti dei menomati mentali che non servono a un fico secco di fico. Sto registrando con OBS per evitare quello sfarfallio stupido del puntatore. Però, il casino è che. Non mi fa vedere da quanto sto registrando. Cribbio. Ma adesso me li dà come amici, ma non sono miei amici, non sono mai stati miei amici. Ma infatti, ma che cribbio? Ah no, dice che sono amichevoli. Cosa fa? Ah, posa. Io ce l'ho a livello 4. Guarda che bestie che sono. Parabam! Ah, però ballano meglio di me, vuoi vedere? Ma io poso meglio, cioè poso a livello 4, ma porca di una miseria, ti spacco la faccia! E fascino io ce l'avrò a livello 3, infatti. Meglio andarcene, va che qua. So già che non combineremo un fico secco di nulla. Quelli quindi vuol dire che sono aggressivi. Andiamo a vedere di qua. Ma non c'è nessuno qua. Ma. Ah, ecco. Vedi che c'erano dei tizi che si nascondevano qua. Speriamo che siano amichevoli, almeno questi. E che non siano dei menomati mentali. Ma neanche troppo forti. Ok. Come non detto. Andiamo di qua? Ah, ma questi li avevo già visti, sono quelli così gay che erano troppo bravi. Forse devo prendere degli alleati, magari prima di partire. Io dovrei ballare meglio di voi, no? Sì, infatti. Qualcuno che mi fila, porca miseria. Sembra che sia il più stupido del pianeta qua. Mozzo, povero mozzo. Loro sono più scarsi, ma sono un sacco. Fascino, io dovrei essere più fascinante di tutti. Sì, vabbè, buonanotte, ma qua mi ha fregato. Sono in troppi, na miseria. Eh sì, adesso ne chiama 50 triliardi. Sono più bravo, ma non passo davanti. Perché non ho alleati furbi, ma porca d'una miseria. Senti, andiamocene. Prendiamo della roba qua. Un coso più veloce. Ah no, questo è un legno. Cosa me ne faccio di un legno? Ah, guarda, te lo regalo. E cosa ne fa, scusa, di un legno? Ah, l'ha appoggiato là. E se io lo raccolgo e glielo regalo? Ma guarda, ma lo butta! Ma che schifo! Ti ho appena fatto un regalo tipo strabello, che non è mai stato visto un regalo così bello. Cioè, boh. Io non la capisco certa gente, qua non vedo se sono aggressivi o no. No. Mostruccello. Della Maxis. Dai. Sì, però se sono tutti bravi come me, ma sono in 100 triliardi.
Sono troppo bravi, una miseria. Ehi, c'è un... Guarda, te lo regalo. Oddio, quelli sono cattivi. Guarda come si picchiano. Ah no, non è cattivo. Perché sta picchiando qualcuno? Posi molto bene per essere un carnivoro, eh. Sì, io sbaglio anche. Io voglio questo Ugo canaglia. Posa come sai, solo tu sai fare. Ce la fa, ce la fa. Sì! Alleluia. Ah, ed era un singolo individuo. Non c'erano altri della sua specie? Oh, è diventato un cervello più potente che mai! Mai visto un cervello così grande dentro un mozzo così stupido? Tutto quel DNA, una terza creatura al gruppo. Ma io aggiungerei... No, no, non posso mangiare carne. Dove è andato quell'altro tizio che avevo prima? Ma era uno potente quello. Macribbio! Non dovevo lasciarlo andare, lo sapevo. Mannaggia, mi sono distratto con tutto questo cervello. E questo chi è, scusa? Momonke. Sì, ma sei uno scarso a posare, ma fai davvero schifo a posare. Ma si vede subito che non c'hai granché cervello, ma... Guarda come canto, guarda! Ma ti credo che ti stava massacrando l'altro, scusa un attimo. Però scusa, dov'è il tuo nido? Ah, ecco qua è il suo nido. Guarda come poso bene, guarda come poso, guarda come poso, lolilo. Però ballano discretamente bene, eh? Meglio di me. Sono di più di me, ma vaffan, brodo, porco di una miseria. Dov'è? Ma non ci sono... Non ci sono neanche oggetti... Ok. Prendiamo questo... ma ho un sacco di punti adesso. Blu bebè. Vista. Chi sei tu, Gulash Alfa? Canto molto meglio di te. Perché tu c'hai... Ma che brutti occhi che c'hai. È un ballo questo? Sembra che abbia dei cannoni come mani. Che razza di mani c'ha quella a fare? Canto meglio di te. Yeah! Ho vinto Erbigatore. Che razza di Erbigatore è? Se vado di qua cosa c'è? Ah, ci sono loro. Ciao, loro! Voi avete delle belle robe da... Turandò. Sono più bravo, ma loro sono di più. Oddio! Oddio! Scappa! Porca di una miseria, vattene, vattene! Oh, cribbio, non si può stare un attimo tranquilli in questo mondo. Ma guarda, guarda, ma... Una miseria! Questa è la texture gli apparsa tipo all'ultimo momento. Ah, così dormono? Oddio, sono finito dalla padella nella brace. Ecco, buonanotte. Bravo, bravo. Ma vedi uscire senza la guardia del corpo? Che razza di fine si fa? Ma... Esci da questo uovo subito, devi accoppiarti. Devi propagare la tua specie. Cos'è il canto della sirena? Ma l'avevo già fatto, è tipo inutile. Ah, ok, sto giro mi rispondono a... Ma... No, dove... Ah, no, è qua... Ma è quella è mia mamma, ma... È che... Oddio. Oddio. Oddio, guarda come... Ma che schifo! Che arti... Ti mied!
Ma i due, ma dovete sempre andare in due, porca miseria, ma tutti insieme dovete fare le uova, ma... Ma che razza di... Boom! L'altro però non l'ha lanciato sto giro. Vedi che iniziano a imparare, gli è cresciuto il cervello, ha imparato che magari lanciare le uova non è che sia una delle cose migliori, eh. E quindi dice, allora potrei mettere dei colpo, però... scimitarda! Questo lancia zocco. E sputo livello 2. Sputo livello 1. Ma io metterei più che altro un colpo livello 2. Ma dove li metto questi colpi? Cioè, ma... Lo facciamo unicorno proprio. Cioè... Ma il corno solitamente si tiene sulla testa, tipo così. Sì, va bene, dai. Ecco, ruotiamolo un po'. No, non così. Che schifo. No, ecco, magari... Una via di mezzo. Ma non si può allungare sta affare. No, diventa grosso, ma non diventa... Sì, si allunga un po', ma poi sembra uno schifo abnorme. Già ora non è che sia un granché, eh. Un po' troppo cicciotto, forse. Ridimensionalo un po' in base a... Ecco, fa crescere un po' tutto insieme. Ora? Fa schifo come non so che cosa, ma... Perché deve avere questa protuberanza di questo tipo? E se lo mettessimo così, tipo come se fosse decorativo? Sì, forse è meglio. Potremmo farlo tipo... Così come se fosse un ciuffo. Ma sì, dai! Andiamo così, tanto c'ha il colpo, quindi... Dovrebbe essere ininfluente dove viene piazzato, in fondo. Adesso ci farà tutto lo spiegone. Guarda che puoi usare questo nuovo colpo. Ho colpo 2, carica 2 e morso 2. Adesso dovrei sedurre un po' di gente, però. Senti, vuoi venire con me? Posiamo insieme. Ok, vieni con me. Perfetto, recuperiamo anche questa. Perfetto, e mo ne prendiamo un terzo. Ce l'abbiamo un terzo, sì. Ehi, 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 ehi. No, ma è il mio amico forse quello. Questo. Ok, perfetto. Andiamo tutti insieme allegramente a fare un po' di amicizie in giro. Però temo che per questo video possa essere tutto. Perché... Ah, ma questi sono i nostri amici Wubbol. Ciao Wubbol! Ciao! 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 Ma sono bellissimi questi qua. Io non so come abbiamo fatto a farli così belli. Cioè, ma... Cioè, guarda, son coccolosissimi, sono tipo... Là c'è un vulcano. Oddio. Oddio, c'è un vulcano. Comunque, detto questo, con la galassia splendente, hasta luego, amici, al prossimo video. E ricordatevi di iscrivervi e lasciare un pollicione in su. Da Mazzetesse, Mozzo e tutto. Ciao, ciao!